a presentare questa manifestazione, perché quando si parla di un territorio che è l'Emilia, nella fattispecie la provincia di Modena, io ci sono sentimentalmente legato, e quando insomma si parla anche del rally città di Modena, per tanti aspetti insomma il ricordo va a tutte quelle che sono state le grandi gesta. Pensate, questo è un rally che nasce nel 1972, cioè posso ampiamente dire che sono più grande solo di un anno di questo rally, perché, e quindi vuol dire che c'è tanta storia dietro, che ha visto veramente tanti personaggi. Per esempio cito, insomma, è stato organizzato dalla Modena Corse, la manifestazione è cresciuta veramente rapidamente, c'era un gruppo fantastico, e in questo caso Franco Donini affiancato da Ettore Maioli e Paolo Stanzani. Beh, allora è proprio il caso di presentarla con i protagonisti, con le persone che in questo caso hanno, diciamo, dato un challenge diverso a questa grande, grande manifestazione che in qualche modo ha già intercettato anche altri territori. Comune ovviamente di Serra Mazzoni, di Sassuolo, Prignano sulla Secchia e Maranello. In rappresentanza del comune di Serra Mazzoni chiamo sul palco l'assessore alle politiche giovanili Marzia Cipriano, eccola qua. No, approfitto della tua presenza per innanzitutto ringraziare tutta l'amministrazione comunale che ci ha coinvolto oggi, a partire dal sindaco, vicesindaco, assessore e quant'altro. Però credo che per un comune come Serra Mazzoni sia un fiore all'occhiello poter ospitare nella porzione del quarto, nel senso un quarto, il 25%, quello che è un happening di questo tipo, che non solo parla di storia territoriale, ma comunque raccoglie tanti consensi e in qualche modo dà anche lustro a quello che è la territorialità. Esatto, infatti ci tengo intanto a portare ringraziamenti dell'amministrazione comunale, quindi di tutti, e Maria Chiara Venturali, che poi sarà qui sul palco più tardi, assessore al turismo, e certamente un'opportunità per Serra Mazzoni. Convoco l'assessore al turismo con altre tante deleghe, ma insomma lei è particolarmente in gamba, così come tutti, Maria Chiara Venturelli, eccola qui, e voilà, si presenta già con una targa. Allora abbiamo anche Claudio Cupertini, pardon, che era stato, che ti porta, tanto ciao. Allora, la loro presenza qui sul palco non è anche qui a caso, perché innanzitutto voi avete in bella vista un trofeo, una targa. Abbiamo pensato di realizzarlo perché a Serra Mazzoni abbiamo avuto tantissimi giovani e non giovani che hanno partecipato ai Rally Città di Modena e non solo. Qua, a parte Claudio, abbiamo anche altre presenze che comunque si sono distinte a livello nazionale, in tantissimi rally hanno portato grandi risultati, ma soprattutto negli anni 90 abbiamo avuto più di 100 tesseramenti solo nel comune di Serra Mazzoni per quanto riguarda il rally Città di Modena, quindi tantissimi sono giovani. Tanti, perché attenzione, insomma, data la densità del territorio, avere un centinaio di persone che poi insomma vogliono intraprendere questo tipo di attività in maniera da sostenitore, da partecipante, è veramente una media molto alta. Perciò da qui è venuta l'idea di creare la nostra targa al Serra Mazzonese più veloce. Wow. Che quest'anno si distinguerà nell'assoluta del Rally Città di Modena, e la consegneremo la sera della domenica 11 giugno, quindi a conclusione del Rally Città di Modena, a Maranello, dove avverranno tutte le premiazioni. Allora, in delegazione invece di Prignano, del comune di Prignano, chiamavo sul palco l'assessore alle politiche giovanili, che è Matteo Canali, che ce l'abbiamo, eccolo lì, ben trovato. Allora, da quello che ho capito, Prignano ha delega degli altri, sia anche di Sassuolo e ovviamente anche di Maranello, come avevamo detto prima, per impegni precedenti. Allora, la domanda è la medesima, che il comune di Prignano ospitare questo tipo di manifestazione, insomma, è un più uno che viene fatto in merito a tutta una serie di lavoro, ma anche alla valorizzazione del territorio. Certo, se noi siamo fieri di ospitare nuovamente il Rally Città di Modena, che è da tradizione sempre passato anche per le strade di Prignano, quindi sicuramente porta un sacco di gente e dà lustro anche al territorio e tutto. Siamo felici di aver più di una prova sul nostro comune, di aver riportato la storica prova dei Barighelli, che è sempre è molto sentita, certo, dai piloti in generale, ma soprattutto dai nostri equipaggi locali, che ci
ben rappresentato. In questo caso parliamo dell'ACI, dell'ACI di Modena, perché abbiamo il delegato provinciale che è Paolo Stanzani. Ciao. No, uso, cioè, la macchina che si muove dietro una struttura come questa, perché ovviamente ACI, in questo caso Modena, è presentissima perché ha un ruolo fondamentale e non poteva mancare nella struttura, nell'organigramma del re. No. Gli organizzatori sono dotati di licenza della federazione, loro fanno capo a noi e noi cerchiamo di dare una mano a loro al fine di poter dare a loro la possibilità di organizzare qualche cosa in maniera migliore possibile. Adesso vi presento chi da mesi su mesi si prende a carico l'organizzazione fattiva proprio del re. Ecco perché vi presento, capeggiati, ma giusto perché fa il portavoce, dal buon Giampaolo Grimaldi, tutto il coordinamento del gruppo di lavoro Rally di Modena, che sono in questo caso anche collaboratori di ProSevent per la gara che tra poco... Cioè, chiama tutti gli altri, dove sono? Allora, Mirko Bucciarelli, Mirko Bucciarelli al palco, dai, muoversi avanti. Roberto Marata, muoversi. Perfetto, ma Fabio Moscato, dove sei? Dove sei nascosto? L'ho salutato prima. Sali, Fabio. Tutti quanti, tutti. Massimo Durrini. Massimo, dove sei? Su. Alle Rasponi, salire, vai. Pietro Ferrari. Niente, un pensiero anche per lui. Raffaello Venturelli. Raffa. Dai, salire. Poi un grande grazie a Monica Galesi, che è ancora a Piacenza a lavorare per la gara e per la documentazione. A Lorenzo Gilli, che è all'Adriatico e non può essere qua. Grazie tante anche a lui. A tutte le scuderie che ci stanno appoggiando in questi mesi e a tutti gli appassionati, i club e tutti i gruppi rally che ci stanno appoggiando. Wow, allora un bel applauso generale a tutti. Allora, intanto il percorso di gara è sviluppato su 2 giorni, sabato 10 e domenica 11 giugno, e le verifiche sportive saranno fatte presso l'auto Schenetti, ringraziamo Massimo Schenetti che è qua presente per la disponibilità, le verifiche tecniche saranno fatte all'autoporto e il parco assistenza sarà fatto all'autoporto e la prima tappa di sabato prende e Monte Gibbio viene ripetuta 2 volte e la Barighelli una sola volta. E 2 prove saranno in notturna, quindi chi preferisce le fanaliere potrà vedersi lo spettacolo delle fanaliere e le auto con le fanaliere. Il giorno dopo si fa tappa con riordino qua proprio in Piazza Tasso a Serra Mazzoni, tutti i riordini saranno qua, e si faranno 2 passaggi sulla prova di valle, una prova più corta che sarà la Pazzano e 2 passaggi su Barighelli. E il parco assistenza sarà sempre ancora l'autoporto e l'arrivo sarà a Maranello di fronte alla Galleria di Ferrara. Ora, conservato come una reliquia dove addirittura ci sono delle patch, quindi vuol dire che valeva per un anno ma valeva anche per un altro anno, non è come adesso che uno stampa e via. Guardate che bello, guardate che bello, Rally Sprint Nazionale, prima Coppa Città di Modena, qua merita l'applauso, poi ovviamente i Duomo e la ghirlandina. E c'è la scuderia Modena Corse. Dico, qual è la validità in merito dei ranking, della classifica e di quello che accade del Rally Città di Modena? Allora, innanzitutto il campionato regionale Rally, che è quello, voglio dire, impera, perché questa è una tappa fondamentale e di fatto di qui non si va. Però c'è il trofeo, e qua state molto attenti adesso, il trofeo Tosco Emiliano di regolarità sport, e in questo caso questo rally ha valore e valenza in merito anche a questo, vero Roberto? Sì, infatti. Però chiedo anche al buon Grimaldi del trofeo 3 regioni di regolarità. Perché? Perché il trofeo 3 regioni, che in realtà da quello che ho capito, sono stato erudito, e riguarda il Triveneto, quest'anno fa una cosa che è straordinaria. Ecco perché vi sto piano piano sciolinando quelli che sono tutti i valori aggiunti di questa manifestazione. Perché i 3 regioni mette un'orma, un piede, un cambio, un battistrada anche in Emilia Romagna, grazie a questa manifestazione, vero? Sì, conferma. C'è un progetto che si chiama MITE e ce ne viene a parlare Marco Petrillo, che è il responsabile delegato dell'Emilia Romagna. Allora, grazie intanto per essere qua. Grazie a voi. Grazie innanzitutto agli organizzatori del Rally di Modena per averci coinvolto in questa cosa. Il progetto MITE è
una scuderia che fa, detto proprio semplicemente, navigare persone ipovedenti o completamente cieche nelle gare di regolarità sport. Adesso incominciamo a abbassare ancora i piedi sull'acceleratore, andiamo un po' più forte perché incominciamo a presentare quelli che sono i premi istituiti per la gara. Il primo è la seconda edizione del trofeo per il miglior passaggio in prova speciale. Questo è a cura del gruppo Gli Anni d'Oro di Modena e Reggio Emilia e dovrebbe esserci a parlare con noi Luca Gollinelli, se non vado errato. Un bel applauso! Nata da un'idea tra amici ex rallisti e abbiamo detto perché non trovarci a vedere il rally assieme e perché non fare questa cosa di creare un trofeo per inizialmente la prima edizione per il passaggio più spettacolare in prova speciale. Quest'anno l'abbiamo voluto fare un pochino più tecnico, cioè per il miglior passaggio in prova speciale. È il trofeo della Leva Memorial Luciano Gualandi ed è a cura del Prignano Rally Fan, quindi vedete che ogni zona ha anche organizzato poi una manifestazione inside a quella madre e ce ne vengono a parlare Matteo e Manuel, tutti e due. Ciao. Allora, in cosa consiste? Perché il primo dovete spiegare bene di che cosa si tratta. Sì, i Prignano Rally Fans è un gruppo di amici appassionati di rally, concorrenti e ex concorrenti. Abbiamo voluto dedicare a Luciano Gualandi, detto Lucianone, un nostro caro amico, un preparatore, il primo trofeo della Leva nella PS4 Barighelli. Sono molto contento di poter convocare Gabriele Gozzi e Alessandro Rasponi, penso che siano tutti e due, per il premio Romano Gozzi. Allora, ovviamente premio in nome di Romano. Il Romano Gozzi. In cosa consiste? Cioè, nel senso, qual è la parte, diciamo, che differisce dagli altri che sto presentando per quanto riguarda il rally? Allora, noi siamo fratelli acquisiti, perché lui è Gabriele Gozzi e per me Romano Gozzi è un secondo papà. E ci accomuna quando eravamo cigni, insomma, questa forte passione per i motori. Il premio Romano Gozzi è un premio che va dato all'equipaggio più giovane del Club Motori di Modena, del Rally Città di Modena. È un premio offerto dalla scuderia Modena Corse, che è la scuderia più storica oggi. In questo caso tu rappresenti anche con la La presiedo da 15 anni dalla rifondazione l'abbiamo dedicato proprio a Romano Gozzi perché è stato fondatore del Club Motori di Modena ed è stato papà spirituale, penso, che di qualsiasi rallista nella nostra città. C'è un premio invece in questo caso dedicato a un ragazzo che, vi chiedo attenzione, purtroppo ha perso la vita nel 2016 a Sestola in auto. Era un appassionato di motore, appassionato di Ferrari, mi dicono che era il classico personaggio che ha sempre il sorriso sulle labbra e soprattutto è sempre il primo a voler essere quello che anima un gruppo, anche magari quando negli eventi sportivi, in questo caso magari prendendo la Ferrari, i risultati negli ultimi anni non erano straordinari, però lui era uno che era particolarmente attivo. E qui viene appunto fatto un premio, elevato un premio a questa persona. Vi chiedo un grande applauso per il premio Michele Bobby Tintorri. In questo caso sono due premi che vi presento: il premio Mito Racing Technology Historic. In questo caso il premio è una coppia di cinture a 6 punti, viene dato per il primo equipaggio storico con cilindrata 1050 ed è messo in palio da Mito in egual misura. Quindi guardate quanti premi ci sono quest'anno e anche quanto valore c'è il premio Mito Racing Technology Classic ed è un volante calice a due e due sottocaschi al primo equipaggio classificato per regolarità sport su PS3 Barighelli. In questo caso devo convocare, e mi auguro ci siano, i responsabili di Abarth Club Modena per il premio Rally Storico e il premio Regolarità Sport. Ce li abbiamo? Eccoli qua. Ciao! Grandissimi, perfetto. Complimenti, ciao, ok. Tu sei? Simone. Simone, vuoi presentarmi i tuoi compagni di viaggio per cortesia? C'è Gabriele e Mauro. Perfetto.
insieme abbiamo fondato l'Abar Club Modena. Ok, allora venite avanti, mi piace molto il vostro logo, che è lo è uno scorpione, vero? Sì. È quello dell'Abarth, però che impera a metà della ghirlandina. Esatto. Ah, è un po' come chi salvò San Geminiano, metà strada lo tiro su, è come se avesse preso lo scorpione, una roba. Esatto. Allora voi avete organizzato due premi, il premio Rally Storico, che è dedicato al primo Abarth classificato, no? Giusto, del Rally? Del Rally Storico. Esattamente, e invece anche il premio Regolarità Sport. Esatto. Mi fa molto piacere che voi siete giovani. Il Rally Città di Modena, unitamente a tutte le istituzioni, ovvero i quattro comuni, ripeto, Prignano, Maranello, Serramazzoni e Sassuolo, ci tengono anche a sottolineare quello che è il messaggio che deve essere prioritario. Cioè noi per assurdo abbiamo parlato, per adesso è la gara della manifestazione, però c'è una cosa che questa, guardate ragazzi, è fondamentale, che è la sicurezza in strada. Ora, nato a Pavullo, residente a Serramazzoni, ha debuttato nel 1999, si aggiudica il trofeo Rover 2000, successivamente partecipa alle gare di campionato italiano, al mondiale Rally Junior e vince diversi rally nell'arco della sua carriera e si mette anche in evidenza nel circuito mondiale, ma soprattutto in questo caso nella sua veste di oggi è istruttore speed control di guida sicura. Un bel applauso per Alan Scorcioni. Complimenti, Caspita, ci ho messo un sacco di tempo a leggere tutte le cose che fai. Se hai un biglietto da visita devi avere le pagine, immagino. Grazie. Ecco, senti, è vera questa storia che quando... Allora, leggono gli adesivi che sono anche goliardia, ma fa parte del mondo del rally. Allora, tac dal gas, tirare mai sul piede, spingi fino alla fine. Vero? Ma quando c'è una gara? Sempre, sempre in pista o in un rally comunque organizzato. È chiaro. Dove ci sono tutte le sicurezze, ambulanza, è tutto chiuso e questo si può fare. Del resto, per la strada normale bisogna stare molto attenti, anche perché adesso le fonti di distrazione sono altissime, tipo il cellulare e quant'altro. 10 e 11 di giugno, Rally Città di Modena. Che dire, buon Rally Città di Modena e grazie per averci dato retta per un'oretta, e magari qualcuno ha capito qualcosa di più di questo sport che è soprattutto passione, sicurezza, divertimento, ma anche tradizione. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.